Ciao ragazzi, sono qua per la quarta puntata di Uffa il Puffo a Spiega. Animali fantastici, dove trovarli? Allora, l'altra volta eravamo rimasti al Golden Snitchet e adesso passiamo al Grappon. Questo animale ha 4 X e vive nelle regioni montuose europee. È grosso, di un giallo grigiastro con la gobba. Ha due corna molto lunghe e affilate. Cammina su grosse zampe dotate di 4 dita e di natura estremamente aggressiva. A volte si possono vedere anche i troll cavalcare questi animali. E questi ultimi non sembrano accettare di buon grado i tentativi di domarli. Ok, poi c'è il grifone. Avevo detto che c'erano delle belle cose in questa puntata. Il grifone, bellissimo animale, ha 4X, è originario della Grecia, ha le zampe anteriori e la testa di un'aquila gigante, il corpo e le zampe posteriori di un leone, come la sfinge. Viene spesso utilizzato dai maghi per custodire tesori. Anche se i grifoni sono feroci, alcuni abili maghi sono riusciti a familiarizzare con uno di loro. I grifoni si nutrono di carne cruda. Non c'è molto sui grifoni, però sono animali bellissimi, maestosissimi e mi piace. Non tanto quanto i draghi. Io oggi non sono capace a parlare, lo dico subito. Niente, poi ci sono Yorklump, sono Yorklump, che questo qua è un animale docilissimo, non ho ancora visto un animale con una X, questo ha una X, viene dalla Scandinavia, ma è diffuso in tutto il nord Europa. Ha l'aspetto di un fungo rosso, è carnoso coperto di radi, ispide setole nere. L'Yorklump è un cibo prelibato per gli gnomi, ma non ha altri usi noti. Praticamente non è proprio un essere, ma è un vegetale, diciamo. Sì, tipo è come un fungo alla fine, qua si dice. Esatto. Poi c'è l'Imp. Questo è classificato con 2X. Si trova solo in Gran Bretagna e in Irlanda. A volte viene confuso con il pixie, sono di altezza simile. Non possiede i colori vivaci del pixie, di solito è marrone scuro o nero. Il suo terreno preferito è umido e paludoso, spesso lo si trova vicino alle rive dei fiumi. Si nutrono di piccoli insetti e hanno abitudini riproduttive simili a quelle delle fate. Poi c'è l'ippocampo, che ha 3X. Originario della Grecia, ha la testa e le zampe anteriori di un cavallo, la coda parte posteriore di un pesce gigante. In genere si trova nel Mediterraneo. Depone grosse uova semitrasparenti attraverso le quali si può vedere il pulegiridrino. Io amo la Rowling perché veramente sa inventarsi delle cose straordinarie. Poi c'è l'ippogrifo, che tutti conosciamo, tutti conoscete, Fiero Becco, penso, no? Che poi io questo coso lo butto via perché mi dà fastidio, ciao. Pensavo di fare un po' scena, ma fa niente. Stavo dicendo, tutti conosciamo l'ippogrifo di Hagrid, Fiero Becco, che poi diventa Lisecco quando va a vivere con Sirius. E questo è classificato con 3X. È nativo dell'Europa, anche se oggi lo si trova in tutto il mondo, ha la testa di un'aquila, il corpo di un cavallo. Può essere domesticato, anche se la pratica dovrebbe essere lasciata agli esperti. Avvicinandosi a un ippogrifo bisognerebbe mantenere il contatto visivo, inchinarsi è segno di buone intenzioni. Se l'ippogrifo ricambia il saluto ci si può avvicinare senza timore. Tutti noi abbiamo visto il film dove Harry
nel terzo dove incontra Tirovecco, quindi sappiamo tutti cosa succede poi a Draco. Ok, questo è sull'ippogrifo. Poi ci sono i Jarvey, contrassegnati con 3X, che si trova in Gran Bretagna, Irlanda e Nord America. Assomiglia per molti versi a un funetto molto cresciuto, tranne per il fatto che sa parlare. Il Jarvey vive soprattutto sottoterra, dove dà la caccia agli gnomi. Poverini questi gnomi, sono cacciati da tutti, insomma. Poi c'è il Jobber Knoll, classificato con 2X, perché stavo facendo 3, non si sa. È un uccellino azzurro a macchie che si nutre di piccoli insetti. Non emette alcun suono fino al momento della morte. Poverino! Ma poverino! Le piume del Jobber Knoll vengono usate nei sieri della verità e nelle pozioni mnemoniche. Poi c'è il K, contrassegnato con 4X, è un demone acquatico giapponese che abita bassi stagni e fiumi, assomiglia a una scimmia con squame di pesce al posto del pelo, ha un buco in cima alla testa nel quale trasporta l'acqua. Ok, poi c'è il Kelpie, classificato con 4X, è un demone acquatico inglese e irlandese e può assumere varie forme. La più frequente è quella di un cavallo con la criniera fatta di giunchi di palude. Aspetta, sì, ok. Poi c'è il Knarl, classificato con 3X. In genere viene scambiato per un riccio dai babbani. Le due specie sono in effetti impossibili da distinguere. Se viene offerto del cibo a un Knarl, esso ne dedurrà che il padrone di casa sta cercando di attirarlo in una trappola e devasterà le piante del giardino. Che bastardo! Molti bambini babbani sono stati accusati di vandalismo quando il vero responsabile era un Knarl. Poveri bimbini. Poi passiamo al Kneasle, scritto Kneasle, classificato con 3X. È originario della Gran Bretagna, anche se attualmente è diffuso in tutto il mondo. È una piccola creatura simile a un gatto, con il pelo chiazzato, screziato o maculato, orecchie molto grandi e la coda di leone. È intelligente, indipendente, talvolta aggressivo. Ha l'inquietante abilità di riconoscere tipi molesti o sospetti. Fantastico. Poi c'è il leprecano. Il leprecano, che è classificato con 3X, è più intelligente della fata e meno malvagio del Limp, del Pixie o del Doxy. Il leprecano è tuttavia dispettoso, si trova solo in Irlanda. Raggiunge un'altezza di 15 cm ed è di colore verde. Tutti noi abbiamo visto, perché non si vede, nel quarto libro. All'inizio, quando vanno a vedere la coppa tre mani, la coppa del mondo di Quidditch, ci sono questi piccoli leprecani che fanno il loro spettacolino all'inizio della partita. Chi ha letto i libri lo sa, chi non ha letto i libri non lo sa perché nel film non si vedono, quindi. Poi c'è il Letifold, noto anche come velo vivente, classificato con 5X, mamma mia, è per fortuna una creatura rara, diffusa unicamente nelle zone a clima tropicale. Ah ok, quindi non è molto diffuso. Assomiglia a un mantello nero dello spessore di oltre un centimetro, che scivola sul suolo di notte. Il resoconto più antico che abbiamo sul Letfold fu stilato dal mago Flavius Belby. Ok, lasciamo perdere questo. Niente, direi che per questa puntata è tutto. Adesso non è che ne mancano tantissime, farò ancora 2 o 3 puntate, penso.
Poi dovrebbe essere, qua si chiude tutto. Che simpatico questo computer. Bene. E dicevo, non c'è ancora tanto. Ci sono ancora tutte queste pagine, ma non è tantissimo comunque. E niente, noi ci vediamo alla prossima puntata per la quinta parte. Poi ce ne saranno ancora, come dicevo, e vediamo se proseguire questa rubrica. E a me piace, poi ditemi voi se vi piace o meno. Niente, ciao ragazzi, buona giornata a tutti.